L'ultima vittoria della sinistra italiana. Non so, la Cirinna, la riforma. Scalata del campionato inglese di Ranieri. Che c'entra? Niente, sostanzialmente l'altro giorno il Consiglio dei Ministri, il presidente Matteo Renzi? Sì, ha proposto il cavalierato per Ranieri. Cioè Ranieri è cavaliere del lavoro? Ha sfondato il campionato inglese. Ed Allegri niente? E forza Juve? Ma scusami, non ho capito qual è il problema, scusa. Cioè, in Inghilterra ogni scorreggia ti fanno Sir. E quindi facciamo Sir anche. Come si dice? Ah, quindi cavaliere. Cavaliere, no, cavaliere. In Inghilterra è tipo marchesino. Tipo baronetto. 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 Bravo, baronetto. Ma e quindi? A Roma, vado. Che ce la siamo, ancora. Che non, è la capitale, non ce la possiamo mai perdere. E che è successo? Niente, l'altro giorno in televisione c'era il nuovo corridore per la destra italiana. Ah, Arpione. Alfio con la L. Sì. Si parlava così di droga. Ah, ma sì, che ha detto, ragazzi? Ha detto che il figlio ha avuto un incidente, è andato in coma e si è ripreso. No, sapete non perché? In coma, no. Ha avuto una frattura al cervello. Una frattura al cervello. Attenzione. E non si è ripreso per, sai perché? Perché non si faceva le canne. Perché dice che si fa un collegamento nel cervello che poi trova un'altra strada. È giusto, perché se non ti fai le canne è l'unico modo per recuperare dalle fratture al cervello. Alfio, ma che cazzo dici? Ma Alfio. Anche Arfio ha fatto faville. Con la R? Arfio. Perché la pagina quel profilo Facebook, fake. Quel profilo fake, la pagina Facebook Arfio Marchini, che esiste da cioè da un sacco di tempo. Ah, da, sì, già da qualche elezione fa, sì. Che è meraviglioso, dovresti seguirla. Seguitela perché ci sono tutti i post che finiscono con Roma ti amo, sono meravigliosi. E che ha fatto? Sostanzialmente non mi ricordo in che situazione aveva pubblicato riguardante la Virginia Raggi. Sì. Il gruppo, i luminari che fanno parte del gruppo della. No, prima gli aveva risposto Giacchetti. Bravo. E cosa succede? Che Giacchetti l'ha presa sul ridere perché Arpio era un profilo fake. È arrivata a gamba tesa la Raggi, tutto, pensando che fosse l'entraggi. Tutto vero. Ragazzi, dicendo ma sì, ma perché questo è un complotto, perché mi stanno alleando. Ragazzi, i 5 Stelle. Era Arpio. Era Arpio. I 5 Stelle sono tanto bravi, tanto simpatici. Un po' ingenui ogni tanto, dai. Erano quelli che escono da internet e non sanno come funziona internet. Cazzo, i profili fake! Cioè, Virginia, sei tanto carina, però ogni tanto mi cadi così. Boh. Vabbè, Alberto, alla luce di questo, ringraziamo noi alla fine, ci troviamo sempre a parlare di Roma, eccetera. Ringraziamo tutti quelli. E Marò? Come Marò? Oh, ma non la sai? Cosa? Ma sai il secondo Marò? Ma aspetta, la torre è in Italia che ha problemi. Girone, che è stato in Italia per una in India, non è mai tornato. È tornato, torna in Italia, Girone! Per sempre! Un'altra vittoria della sinistra italiana! Ha vinto la sinistra, ragazzi! Metà di internet chiude. È finito, se i Marò torna. Non si può più dire i Marò. È finito tutto, i Marò in Italia. Perché poi pare che siano che solamente verrà per... L'Aia, ma lascia stare, danno... ragazzi, i Marò tutte e due in Italia. Tutte Giro. E due. Che bello. Vado. Sono emozionato. Anch'io. Guarda, la pelle d'oca. Ragazzi. Però è davvero tutto. È davvero... A meno che non torni un terzo Marò. C'è un terzo Marò. Dobbiamo salvare. Che poi, raga, i Marò non sono manco Marò che sono tutti ieri. Questa è un'altra storia. Linguaggio assurda. Breaking news. Ma comunque, ragazzi, sui Marò è davvero tutto. Ci vediamo venerdì prossimo. A voi studio.